Io penso che la botta pesante arriverà in autunno. Loro adesso hanno cercato, come dire, di fare misure che garantissero una campagna elettorale per le europee, quindi sembra una misura, come dire, espansiva da un certo punto di vista, ma non lo è. Io non vedo misure per gli investimenti, non vedo misure per il lavoro, non vedo misure per lo sviluppo. C'è un reddito di cittadinanza che apparentemente può sembrare una buona misura, ma poi sembra destinata più ad accontentare alcuni settori, a creare l'illusione del lavoro che non c'è, ad appagare evidentemente un po' delle esigenze che si sono rincorse durante le campagne elettorali, un paese che anche attraverso la quota 100 sembra più volersi fermare che non mettersi in moto, in marcia e in movimento, ma la botta finale si avrà in autunno, perché loro dovranno recuperare molti miliardi di euro con cui hanno dovuto fare delle misure tipo reddito cittadinanza, quota 100 e anche in parte la flat tax. Quindi non mi sembra un governo che abbia colto da dove partire. Per partire devi dare ossigeno ai territori, devi dare forza ai luoghi in cui si produce il PIL come le città, invece questo governo ha ripreso a tagliare pesantemente ai comuni, non è attento a quello che accade in alcune aree del paese come il Mezzogiorno, è un paese che sta dividendo ancora di più il paese, quindi l'Italia. Sono molto molto pessimista sulle capacità di questo governo.